la catebusta ipogia e catabitia torpidion. Greco era in ginocchio. La fame, gli stenti, le epidemie avevano scavato un incolmabile solco di dolore e di umiliazione, ben più grave di quello già tanto sanguinoso tracciato dalla guerra. Noi aiutavamo come e quanto potevamo, ma era niente, una goccia in un mare di lacrime, e ce ne rendevamo conto. Nessun valore resisteva più di fronte allo spettro della fame, e il pane, lo psomi, era diventata l'unica moneta di scambio, la chiave irresistibile che apriva qualsiasi porta greca. Per me, sottotenente di complemento, schiaffato a marcire ai bordi di un lago al confine albanese sino dalla fine delle operazioni, venire in licenza ad Atene aveva piano piano perso ogni interesse. Era una città di morti. Un grande cimitero clandestino dove si susseguivano spettacoli ripugnanti, ai quali nessuno poteva porre rimedio. E così non vedevo l'ora di ripartire. Anche un camion, mi va bene tutto. E che voi dovete andare a nord, signor tenente. Beh, più su mi portano meglio, eh. Ne ho uno, ma si ferma qui al Pireo. Un altro... Ah, ma voi, signor tenente, dovete rientrare a Ocrida. Sì. Allora siete a posto, il camion c'è. Ma dovete presentarvi subito al colonnello Gambardella. E perché? Ah, non lo so. Ma se capita un ufficiale che sia diretto da quelle parti, ho l'ordine di mandarlo immediatamente da lui. Avanti. Un momento solo. È difficile. Chi sei? Che cosa vuoi? Tenente Martino, agli ordini. Carissima amica, io non ne tengo. Scusi, ma all'autocentro mi hanno detto di presentarmi subito da lei. Io dovrei rientrare a Ocrida e il maresciallo... Ah, Ocrida! Dillo subito, figlio mio. Vieni con me, va? Che anzianità di servizio tieni? 28 mesi. Sei scapolo? Signor sì. Meglio. Secondo quanto disposto dal comando d'occupazione in Grecia, gli ausiliari del Regio Esercito godranno di una paga giornaliera di lire 4, del rancio regolare della truppa e della possibilità di acquistare quanto stabilito presso lo spaccio del proprio reparto. Cominciamo ora la distribuzione dei viveri per giorni 3. Creries Antea. Anastasio Aspasia. Signor sì.
Emantrizzatula. Caramicali Sofia. Nella Zomori, Aftogne di Como. Urachi Lidia. È la provvigione. A furia di scatolette, sta trogolona, finita la guerra, si compra un casino di tre piani. Bartolini Ebe. Presente. Mi sono italiana, signor colonnello. Veneta. Ho già fatto l'Abissinia alla Spagna. Promossa sul letto al valor meretricio. Natasiti, Toscan de merda. Samidati Seftichia. Eftichia, Ena? Samidati Seftichia. Prendo io per la mia amica Eftichia e per me. Va bene, insieme. Tu sei Caraboli Selenitz. Sì, sì, sono io. Sì, dagli doppia razione di tutto. Grazie. Quanti anni ho? E tu, quanti me ne dai, colonnello? Più o meno quanto ne tiene mia nipote. Ma va. San Filippo, è finito? Sì, signore. Tutto a posto. E vabbè. Ecco qua, 11 reclute e una gloriosa veterana da distribuire nei nostri possibili militari da qui a Ocrida. Il sergente Autiere Castagnoli conosce la strada come le sue tasche e ti sarà utile perché tiene un'esperienza da fare schifo. Troppo buono, sor colonnello. Qui ci sta tutto quanto. Itinerario, istruzioni, certificato sanitario e foglio matricola delle ragazze. Da questo momento sono in forza come ausiliarie del nostro esercito. E tu rispondi di loro. Hai capito? Beh, io non ho ricevuto ordini. E per una missione di questo genere, senza istruzioni precise. E io che sto facendo? Ti sto dando le istruzioni. Non sei contento? Un bel viaggio, in buona compagnia. Tutta la ragazza molto contenta di andare con gli italiani. Vieni un po' qua. Io non ti capisco bene. Tu sei volontario? Signor sì. E magari sei pure fascista. Io non mi occupo di politica. Stammi a sentire. E non mi interrompere. Perché se parlo troppo, mi viene un poco d'asma. Quando studiavo io, e tu non eri ancora nato, illustri professori ci insegnavano che questo paese era la culla della civiltà e che saremmo stati dei barbari senza l'ideale di bellezza intuito dagli antenati di queste disgraziate. E quando questi professori, dal 21 al 24, sono stati bastonati, umiliati e cacciati in esilio, noi eravamo troppo deboli per muovere un dito. Ed è proprio per questo che a voi invece hanno insegnato a spellarvi le mani. Quando un maestro somaro dice che vuole spezzare le reni a un popolo in ginocchio. Che la dignità sta tra le chiappe delle vostre sorelle. E che con le puttane ci si va al buio. E non si scarrozzano in giro come esseri umani. E allora? E allora hai quello che ti meriti perché il mio è un ordine. E se vuoi fammi rapporto. Signor sì. Se non le servo più, avrei qualcosa da fare. Accomodati. La partenza è per domattina alle 9 dall'autocentro. E buon viaggio. La ringrazio. Tira via sta roba, che il posto d'angolo sei mio. Oh, bonina madre badessa, io te t'ho già capito. Alla prima tappa... Me dispiace, ma la mia tappa l'ho già scelta. Anch'io, la prima. Sergente, siamo pronti? Pronti, sor tenente. Thank you.
Che succede? Si comincia bene. Deve essere là un patriotta. Quella, prima ce la ridiamo di torno, è meglio, eh. Ferma un momento. Voglio vedere. Ma che succede? Ehi! Ehi! Chi è quella lì? Chi è quella? Sei la sorella di Tula. L'è saltata su che si poteva rompere il collo. La vuol venire con noi. Fatela scendere. Subito. Salta su e falla scendere. Ma lascia la starte che fa male. Non tiro sulle mani, bestia. Signor tenente, la lasci venire. Se la gaffame, la si mette a fare il marciapiede, se peggio, pora creatura. Giù, e poche storie. Oh. Il panna per farsi se... Se te venis. Diego, finao. Che figo, Ego. Ehi, tu! Vieni qui! Torna sul camion. E cammina! Sottenente, ho questa. Lasciala stare, ci penseranno i carabinieri al primo posto di blocco. Scendi, leviamoci di qui. Non muoverti tu. Cassaglioli, fa presto! Metti in moto. Signor tenente. Sono 12? Sì, ma ce n'è una in più che non c'entra niente, è salita di nascosto. Me la faccia scendere. Mi dica qual è. Fagliela vedere. Signor tenente, dato che lei va al nord, se non la disturba, c'è un maggiore della milizia, arriva ora dall'Italia, destinato a Corca. Gli dà un passaggio. Se si adatta. Si adatta certo. Italienisches Bordell? Sì. Quante? 12. Signor tenente, se questo si accorge che le ragazze sono 13, può passare un brutto guaio a quelle in più. È andato. E va bene. Partiamo. Aspetti, adesso avverto il maggiore. Un attimo. Tenente Martino. Signore Alessi, grazie dell'ospitalità, tenente. In Italia parlano di guerra lampo e io lì dentro sono stato fermo 4 ore. Ma voi che cosa trasportate? Reclute per i bordelli militari. E il soldato italiano sopporta tutte le privazioni, ma quella no. Carica la mia roba, ma fa attenzione che ci sono cose molto fragili, sistemale bene. Signor sì. Signor tenente, dentro in quattro non ci si sta mia. Lei salga avanti, vado dietro io. No. Va bene, come volete. Il viaggio è lungo, faremo un po' per uno. Ah, tenente, vi raccomando, il mio lampadario, lo affido a voi. Non dubiti. Attento con la roba, signor tenente.
Buon viaggio, signor maggiore. Grazie, caro. Si può partire? Ah, certamente, certamente, come no. Via libera! Vieni fuori. Su. Allora l'avevamo adottata, signor tenente, Finché qualcuno non lo scopre, intanto mangerà. A dite posta pari che aftostora ti in conserva, opossi madame. Che cosa ha detto? Estichia dice, se anche tu prendi la scatoletta da lei, come la signora maitresse. Come mai sai l'italiano? Ho studiato il latino. Dopo ho studiato anche l'italiano, perché per me era molto facile. La lingua italiana viene dal latino e il latino da greco. Lo so. Anche Ftichia nella mia stessa scuola. Ma lei è più brava e studiosa. Parla italiano molto migliore. È vero? Sì. Signor tenente, anch'io parlo italiano. Ci ho abitato davvero in Italia, a Bari. Ci ho stato con tutta la famiglia, 5 anni. Ci hanno rimpatriato per la guerra. Brava. Cos'è, tenente, non ti piace la nostra compagnia? Sai che nella Grecia antica il nostro mestiere era molto, molto onorato. E da quanto lo fai? Sono solo 3 giorni che mi sono arruolata. Ma è già più di un anno che mi faccio pagare. Non come la vera professione, ma quasi. E lei? Anche lei 3 giorni. Ma è differente da me. Sempre pensieri. Non parla mai. Io li mando via i pensieri. Non servono più. Io ho già avuto il mio grande amore. Era greco? Era inglese. Biondo. Molto magro. Lui mi ha regalato questo. Dov'è ora? Morto. Come? Lo sai bene. Ma perché tu fai tante domande, tenente? Rispondere è molto pericoloso. Se uno parla, pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ma gli italiani non fucilano nessuno. Non si sa, non si capisce. Io non capisco gli italiani. Qualcuno dice vince, qualcuno dice perde. Chi ha paura? Chi è pazzo? Spiegami una cosa. Perché quello lì ha la camicia nera e tu non l'hai? Spiegamelo. Ah, una volta ho visto un italiano sputtare sulla fotografia di Mussolini. E un altro che stava vicino, subito, con molta violenza, gli ha dato un gran pugno al viso, una lotta terribile. Il più vecchio piangeva. Eravamo nudi tutte e tre. Il vecchio cercava gli occhiali. E piangeva, aveva la pancia bianca. Oh, mamma mia! Se ti cado a rimettere, voltati in forra, mona, che te sporchi tutto, voltati! Che cos'ha la ragazza? Non ce l'ha mica con me perché mi sono seduto qui al posto del tenente. Ma che... Non ce l'ha con voi, signor signore. È soltanto un po' selvatica. Ora, statela a vedere, Oh! Esatto, Canne pera? Oh, ma stai buona. Bisogna che tagli la pancia, come sì, le cicale. Ma io gliela gratto, sai, la pancia. Tutta scelta, su. Che cosa che hai? Sei di ferro, sei. Stai fermo un po'. Firma. Tenente. Non ti fermare qui, è meglio che le porti più avanti. Se la truppa vede le ragazze, se le mangia vive. Stiamo in bianco da 15 giorni.
Fermala dietro, guarda, c'è un piazzale. Ti mando subito il sergente di sanità. Penserà lui a prendere l'incarico. Certo. Ciao. Ben arrivato, signor Maggiore. Ho il buono di prelevamento. Dallo al tenente sul camion, è lui capo missione. Io sono un passeggero. Ah, vi chiedo scusa. Signor tenente, ho il buono di prelevamento per due ragazze. Lo so. Chi preferisce fermarsi qui? Signor tenente, Ifigenia non la può continuare il viaggio, soffre troppo. Se è meglio che approfitti per lei e per tutte, non che pare. Va bene. Scendi tu. Guardi, grazie, scusa. Grazie, Catina, sto calò. Io spesso ho di petà. Grazie, Catina. Ma c'è figli. Dico, come la Catina. Se vuoi figli. Ma c'è calò. Grazie, grazie, Catina. Allò, su taxi. Ma sei di calò, se ho. Ma prosegui, dici, Catina. Grazie. Grazie, calò. Calò, taxi. Panagia, ma zizi. Grazie. Prosegui, da dentro. Prosegui. Ευχαριστώ. Viajarà. Yeah, la pare. Sto calò, Ce ne vuole una seconda. Beh, potrei pensarci io, signor tenente, eh? Ma sì, arrangiatevi voi. Dov'è la mensa ufficiali? Al comando, signor tenente, l'ha trovata al pian terreno. Tra un'ora ripartiamo, tu rimani di guardia al camion. Fa mangiare le ragazze. State tranquillo, signor tenente. Bene. Signor Maggiore, eh? Non viene a pranzo? Ah, sì, sì, certo, subito. Senti un po', Coso. E che tu mi dai se te ne scendo una che è ancora intatta, come l'ha fatta la sua mamma, al bacio? E quale sarebbe? Sono io! Siamo tutte vergini, tutte libate. Ma ti sei ingenuo, sa. Non ti sa ancora la tua età che nei casotti che mette le vergini. Chiudi il becco! Stai duri! O ti mangio io, sai? Agli antrope! Capito? Insomma, ti interessa o no? Credi più alle parole di una trogola o al sottoscritto a Stagnoli? Mi dispiace, più a lei. Allora te la scelgo io e tu prendi quello che ti do. Sei sta buona, tanto non ti ci mando. Sta ferma lì. Te. Io, sergente? No, te, l'altra, quella con i denti carini. Io? Ha giudicato al signore. E fra un'ora si comincia la corvette. Garçon, quanti ci utrono? Avanti, scattare. Servi subito le signorine. E per bene. Spaghetti, spaghetti. E vino, vino rosso che fa sangue. Ragazzi, addirittura ospiti della mensa ufficiali. Io lo sapevo. Vai, a noi non ci va niente. Oh, io sono in nota per il primo turno. Qui Radio Fan. Guarda gli occhi d'oro. Proseguiamo il nostro programma di musica leggera trasmettendo l'ultimo. Le ingrassano come le oche di Strasburgo. Spasia, canne più appena una caffiso. Copio se, copio se. Tula, lo smuligo nero. E la crisomu, pare una pies. Viste che me ne allego? Che cazzo sta mini che sei una mina di sicurezza?
Ivan Sorso? No. Oh, ti fa anche l'offeso. Razzo di idiota manesco. Invece di chiedermi scusa. Insomma, che bevemo sora o te la sbatto sulla crava? Eh? Ti hai sputato dentro? Ma dai, bevi, Mona. Solo un sorso. Oh. Giugia. Servito il suo signore. Castagnoli. Mm? Che succede? Forza maggiore. Che sarebbe? Forza maggiore! Grazie! Ehi! Torna qua! Quella come si chiama? Tula. Tula! Vieni qua! Vieni? Chi ha ordinato di fermarti? Il suo signore. Qui io solo do gli ordini. Va bene. Che pesa la caldana. Un signore con la caldana chi lo tiene? Signor tenente, se può approfittare della sosta forzata. Eh? Sì, va bene. Grazie. Yes. Sta attento, non ti volino. Cosa? I quattrini e ti imbottisci mutande e busto. Castagnoli, suona, si parte. Suona, dai. Eccoci pronti. Si parte? Signor Maggiore, io non avevo dato nessun ordine di fermare. Ma via, tenente, 10 minuti di più non sono la morte per nessuno. Dai tu, sali. Meglio chiarire, perché anche questa è una missione. Certo, e allora? Deve dirmi se intende assumere lei il comando. Ma no, no, che cosa dite, tenente? No, non è proprio il caso. Allora le chiedo di considerarsi un ospite e le userò ogni riguardo, nei limiti del possibile. Le ragazze e il sergente, gli ordini li prendono sempre ed esclusivamente da me. Vi ricordo, caro tenente, che sono un vostro superiore e usate un tono che proprio... La prego, maggiore, abbiamo molti chilometri da fare. E va bene,
Ne riparleremo, tenente. Oh, dietro con le altre. Ah sì, vai dietro. Ma che cosa avrà creduto di farmi? Un dispetto? Tanto ormai. Ευτυχία. Ευτυχία. Μαρίτα. Ευτυχία. Θάρρος. È malaria? Sì. E come mai così presto? E ormai la arriva tutte le ore, signor tenente. Ho freddo. Datemi una coperta. Sì. Vieni su. Ma siete tutte malate? Quasi. E non avete chinino? Chinino. L'altro mese ad Atene voleva una pelliccia di astracan, una scatola di 4 tubetti. Coprila ben, poratosa. Tieni. Se no che bianca la polmonite. Castagnoli? C'è una con la febbre. Hai del chinino? No. E lei, maggiore? Sì, ce l'ho. Ital chinino. Cosa? Ital chinino. Lo sa come lo chiama l'ital chinino? Merenda delle zanzare. Prendile. Prendile. Dammi l'acqua. Ma guarda questa qua. Ma... Stupida. O per tutte, o per nessuna. Maometana l'ha data qualche altro. In questa zona facciamo le corna è una villeggiatura e la guerra non sanno neanche cos'è. Sono pastori e in casa hanno un po' di tutto. E vai bene, promossa. Ah, questa sembra che me l'abbiano mandata apposta per il colonnello. La lasci perdere, non è a posto con i documenti quella. E cosa ci vuole, signor tenente? Andiamo al comando, metto a posto tutto io. No, meglio di no. Si potrebbe vedere. Lasci. Oh, signor tenente, se se ne vuole andare anche lei, me la sbrigo io come stamani mattina. No. Tenente, la tua giacca. Ma tre le devo prendere. Due per gli ufficiali e una per la truppa. Lo sapete, no? Certo, sergente. Figliatizza il signore.
me. Non ti me lo vuol farlo, nord un sopralluogo. Wow. Metti una mano, capitano. Metti una malinconia, andiamo, su. Guarda, tu hai la fortuna di quelli che non giocano mai. Uè, ma cosa le fate a questa disgraziata? Sembra un mascherone da circo equestre. Deve avere un buon carattere, se sta qui ferma e buona. Una volta in un casino a Milano ne ho vista una che scendeva in sala fumando il sigaro e gli smocchi. Tu da quanto tempo non vai in licenza? E chi se lo ricorda più? Ehi, ma non troppo, così, così. Ehi, Sergio, mettigli anche un po' di nero agli occhi. Io fa scritture che pensi a me. Se al tuo verone infine. Tenente, tu vieni con me. No, mi dispiace, questa non si tocca ancora, tenente. Questa deve aspettare. Su, torna a posto tu. Amico, è un'antica tradizione del luogo, una specie Dius prime noctis. Casino che vai, usanza che trovi, caro collega. Ma come la conosci tu? Ragazzi! Ce ne sono delle altre nella rimessa. 5, 6, 10, un camion pieno. Sono di passaggio, domattina riparto. Stiano comodi. Qui non ci sono né superiori né inferiori. Qui siamo tutti porci, signori ufficiali. Ispezione del comando tappa! Niente paura, bellezze, aprite! Siamo giovani dalle belle speranze! Siamo tutti ufficiali! Vi volete decidere? Aprite! Ma che cosa aspettate? Buttiamo giù la porta! Corugna! Buonasera, bellezze! Vedi un po' quante ce ne sono! Signorina! È piena di donne, ragazzi! Accomodatevi, ufficiali! Per noi questa sera o domani è la stessa cosa. A una di noi ha la sifilis. Avanti ora, se volete. Ma no, non le date retta. Che dici, tenente medico? Ma non lo so, le altre le ho già visitate. Dovrei fare prima la Wasserman a tutte quante. E poi chi se ne fotte? Sì, intanto dentro ci fregano il posto. Sì, lasciale perdere, dai. Ma sì, no? Ma sì, andiamo via. Ma fa passare la veglia a me. Anche a me è passata. Non ci sto. Lasciamo perdere. Va a morire ammazzata. Grazie. Se l'era per me, faceva entrare pori fioi. Siamo qui senza far niente. C'era anche un piccolo extra. Oh, signor tenente! Va tutto bene? Ora sì. Pensi un po', se non era per lei che ne faceva scudo col suo corpo, a st'ora eravamo tutte disonorate. Cercate di dormire, che domattina partiamo presto. Capito? Brava. Senta... Ho sistemato tutto al comando. Può dire a Tula che per sua sorella tutto è a posto. Le ho fatto fare i documenti. Ho garantito io personalmente. Ehi, Tula! Olo cagos, efiex e tacartiai, attenate il fissu. Che è ti panaiota in entazzi? Tacartiasu, e se fai il stimeni d'ora?
Cosa vuoi? Credi che non so perché non mi hai fatto prendere qui? Poi che faccio con te come tu la col fascista? Puttana per viaggio. Allora, alla prossima fermata sceglierò te. Oppure mi porti fino all'ultima tappa. In tuo paese. Al tuo bordello. Allora è mio dovere. Però tu stai in fila con gli altri. Quando è il tuo turno, paghi. E va bene. Faremo come dici tu. Vieni, ero venuto a portarti il chinino come volevi. Per tutte. Io sono dispiacente. Credi, e anche tutte le altre. Io ero dalla tua parte. Io so. Davvero. A te non basta. Grazie. E di cosa? Per il chinino e per Panayoto. Ridi. Senti, ho dichiarato il falso al comando per schedare una bambina. Ed ero contento. E sono corso a farle la sorpresa. Che cosa siamo diventati? Eftichia forse lo sa e mi vede nel modo giusto. E niente, tu pensi troppo. Non è bene. Ma io... sarei contenta di fare l'amore con te, sai? Ma come si dice? Se vuoi. Se volessi. Perché? Per fare l'amore. Se vuoi. Allora se vuoi. Io sono contenta. Cosa c'è? Cosa non c'è? Non c'è l'anima di nessuno, porca Eva. Dove diavolo ti sono ficcati? Tutti in ferie. Siete? Dove andate? Tenente Martino, di passaggio per Ocride. Niente da fare, tenente. Siamo in stato d'emergenza, non puoi ripartire per ora, specialmente con quel carico. Sono prostitute, no? Ma che cosa è successo? Stanotte i partigiani hanno fatto fuori il soldato di guardia al casino e si sono prese le ragazze. La truppa è uscita a rastrellare la zona e se ritornano con le ragazze va bene. Se no, ci prendiamo queste. Capiti giusto a proposito. Ma io non ho ordini di fare consegne qui. Vedremo, intanto vi fermate. E nessuno scende dal camion fino al mio ritorno.
Un poco eccitatino il bersagliere, eh? E allora, signor tenente? Avete sentito, no? Aspettiamo. Porca Eva, è un anno e gli si arruolano le sorelle. Tutto a un tratto gli prudono le orna. Di, a me non me può far niente, cosa che entro? Mi sono italiana. Mettiti un cartello. Libera anima, somnium, fidelium, da cui torpe, pensi, ferte, profondo l'anima. Libera eas de ore leonis, ne absorbe teas tartarus, ne cadant in obscuro. Sed signifer sanctus Michael representa teas, in lucem sanctam, fam olim abra cum existet semnei. Hostias et preces tibi domine laudis operi, tu suscita. In Croazia, quelli che hanno i fasci, i partigiani, li fanno fuori per primi. Abbiamo in dotazione le stellette proprio per questi casi. Già, certo. A questo punto non vi trattengo più, tenente. Potete proseguire. Mi ha ordinato lei di fermarmi. Ora vi ordino di partire, lo capite che è a voi che sparano. Ma, se questo è vero, per la strada sarà peggio. Perlomeno qui siamo sotto la vostra protezione. Ma non posso darvela, porco Giuda. Ho 15 uomini e il paese può esplodere da un momento all'altro. Le ragazze sono una miccia accesa. Non posso tenerle qui. Capitano, vi rendete conto che così ci mandate allo sbaraglio? Vi darò 3 uomini di scorta. Voi, tenente, quanti siete? 3. Ma lei, signor maggiore, può fermarsi qui ed aspettare un altro mezzo. Ma per chi mi prendete, tenente Martino? Naturalmente resto con voi, anzi colgo l'occasione per farvi le mie scuse. Quella che state svolgendo è davvero una missione. E mi dispiace se per un momento ho potuto scambiarla per una semplice scampagnata. Senza rancore, tenente. Bene, vi porto subito i 3 uomini di scorta. Intanto salite. Andiamo, maggiore. Adesso salgo io dietro. Prendo con me 2 bersaglieri, l'altro salirà con voi davanti. Va bene.
se le sono riprese davvero. I bersaglieri sono sempre i bersaglieri. Eccomi di nuovo a casa! Stasera festa! Ti abbiamo fatto vedere i sorci verdi! Missione compiuta, signor capitano. Nessuna perdita. Bravi, bravi. Siete arrivati giusto in tempo. Meno male. Ah, scusa un momento. Tenente! Tutto a posto, potete fare anche a meno della scorta. Sono scappati sulle montagne, ma una nostra compagnia li insegue. Buona fortuna! Speriamo un sortino fuori orbuio. In ogni modo, 100.000 volte meglio qui che in quel boaccio lurido che ci voleva andare in paese. Ha fatto bene a rifiutare. Guarda un po', se si può essere più discrediosi. Con rispetto parlando, eh. È nato Clino. Me lo vuoi lavare? Ah, grazie, cara, brava. Lava. Mi dai la tua camicia? Domani mattina sarà asciutta. Bene, grazie. O budellona, che me la lavi anche a me la camicia? Sì! Oh! Oh, fine tu sei. Ma e che tu cerchi? I quadrifoglioli? Radicchio amaro, la mia passione. Vuoi anche un dito d'olio? Se te mi presti il gavettino per condirglielo dentro, te lo passo assaggiare. Adesso una bella barbetta, pigiamino fresco e via. Mi ajuta nella bagno. Che tu capi tosse, no? Bocconcino. Biglietto, sor signore. Abbonato, dignitoso. Oh, la marchesa di Biscero sciolto. Scende anche lei a Budapest. Ma dai, sentate, Mona. Ecco l'insalatiera. Ah. Tieni, apri. Però si sta bene qui. È stata una bella idea. E ci hai mai viaggiato in vagon lì? Come no? Una volta. Con Vecchio. Il mega tormentato tutta la notte. Io mai, porca Eva. Ma se torno, ora c'è un po' di guarini. Mi voglio fare una dormita a Bari fino al Brennero. Tieni, rimescola. Mi piace sto quadretto. Sei il ritratto sputato di mia figlia. Ma che? Non viene.
castrà. Peccato. C'hai una figliola? Nel Friuli, da una mia zia. È la Timbenza. Quanti anni ha? 4 e mezzo. Il mio ne ha 6. Ti sei sposato? No. E la madre? Non c'è madre. Tempi, prima che tu ti sfasciassi ci dovevi avere un bel davanzale. E lo go ancora se non ti spussa le calze. Mi fa sentire. Via i mammona. Ok. E che vuoi? Vieni qui e presentati subito! Hai sentito? Muoviti, vieni qui! Azzo di cafone! Chi sei? Primo caposquadra Minghetti Ettore, 23esima legione. 23esima? Ah, medaglia d'oro in Spagna. Sono il signore Alessi, destinato al comando di Corcia. Comandate! È il tenente che comanda la spedizione. Spiegati calmo e con chiarezza. E con educazione. Cosa vuoi? Scusate, noi siamo di stanza Nausea e torniamo da una missione. Su in paese ci hanno detto che le signorine sono qui alla ferrovia, così prenderemo la nostra che ci spetta. La vostra? Quella per Nausea. È 20 giorni che ci dicono domani arriva e l'arriva mai. Se ce la date subito, noi guadagniamo tempo e voi fate meno strada. È vero, signor tenente. Si risparmia 90 chilometri. Una volta che storia si tira subito diritto per il confine. Sì, già, è vero. Vammi a prendere i documenti. Ciao, Stella. Eccoli. Aspasia Anastasio, 22 anni e metà Varese. Ragazzi! È una teruna più se teruna di un'italiana, se fem? Oh, guarda anche turca! Basta se grossa e buona! Ettore, non sa fare il traditor! La copemo se non è vela! La femmina questa. Vela! La vogliamo vela, Ettore! Ma cos'è che vuole? Che manda in dente Ricasini da Sia Noris? Ciao. Ciao. Camerati a noi! In gamba, E in bocca al lupo! Ah!
Non devi guardare i treni della guerra. Abbattono il morale. A me fanno questo effetto. Non riesci a dormire? Neanch'io. Non vuoi che parliamo un po' anche noi? È tanto tempo che non si parla più. Raccontami qualcosa. Qualcosa di te. Vuoi sapere il sogno che ho fatto? Va bene, vada per il sogno. Ho sognato che l'Italia era occupata dai soldati greci. Mio fratello portava su un camion le vostre ragazze affamate ai vincitori. E una era tua sorella. Se qualche volta dimentico e sorrido, è solo perché ho 20 anni. Ma dopo mi maledico. Ma chi è? Porca della miseria. Ella. Ella condanna. Dimmi un po' perché ti piace. Dimmelo. E dimmelo perché ti piace. Avanti, su. So, accidenti a te alle tubi schierate. Mi è toccato sfasciare il vagone. Che ho sentito? Secondo me ci hanno messo prima questo e poi ci hanno costruito d'intorno tutto il treno. Oh. Oh, un di grazie, tu potresti diventare fioca. Mi tego lava la camisa, siamo pari e patta. Oh. Beh, cosa ti fa lì? Decidete o dentro o fuori? Dentro. Però guarda, ti avverto, Non lo faccio gratis dall'età dei 15 anni. Oh, ma cosa vuoi, ti paghi? No, dicevo così. Ah, non ti ricordi più come si fa, Io non so. Io posso provare. Te lo insegno io. Vieni qui. Lo vedi se era vero? Hai tutte le brache imbottite di quattrini davanti e di dietro. Ma qui c'è roba dura, o cos'è? Sei il libretto di banca. Tu pari una cassaforte, merdaiola. Quanto c'hai? Contali. Che
Che fai qui? Niente. Dentro fa molto caldo. E tu? Anch'io. No. Io ho mentito, sono venuta perché ti ho visto scendere. Non ho detto niente a nessuno di ieri sera, credi? E non dico neanche di stasera, se vuoi. So che pensi sempre a Ftichia. Anche se fai l'amore con me. Ma non importa. Io sono intelligente. Ma sì, non me ne frega niente, va bene? Lei odia. Fa la puttana e odia. Ma no, scusami. E tipo antischetica? Su per giù quanti sì. E dove te li tieni? Sì. Insomma, ti un albergo non te lo vedi ben. Di molto poco. Peccato. Si poteva far società. Io e te. La società. Bellini. L'anonima Cagoni. Io quando torno a Prato mi compro un par di telai e mi metto a fare stoffe inglesi coscienci. C'è chi ci ha fatto i milioni coscienci. E beh. Comandi. Invece della società, facciamo un patto. Noi due ci si equilibra di molto bene. Vivi lo siamo tutti e due. Ci sa i quattrini uguale. E ciascuno ha un figliolo, punto e basta. Dunque, non succederà mai, Dio Bonino. Affinché dura la guerra, nessuno sa di sicuro il che ci può capitare. Allora, se tocca a me, tu ti figli i miei quattrini, ne fai che ti pare e pensi al mio figliolo. Se invece tocca a te, idem me compatate e penso io alla tua bambina. Non sei d'accordo? Oh. Hai sentito o no? Sì. E allora? Sei una bischerona. Sai cos'è la fame? La vera fame? Lo so, l'ho vista. No, l'hai vista. Ma non l'hai provata. Non è possibile resistere. Anche perché arriva come ultima cosa. Quando c'è naufragio, quando si è perduti nel deserto, allora è solo fame. Ma quando è tutta colpa degli uomini, come per la guerra o la miseria, o quando non si ha più niente lavoro, allora la fame viene sempre dopo tanti altri dolori. Troppi. E se è così è meglio morire. Conosco molti che hanno preferito uccidersi. Anche Ftichia ha provato. Solo provato, perché ha avuto paura e ha chiamato aiuto. Allora io l'ho portata dalla signora. Io ero già arruolata. E lei ha firmato. Così la signora le ha dato da mangiare. E per ore, molte ore, Ftichia ha mangiato, mangiato, mangiato. Se la vedevi, piangevi. Ma ora non ha più fame. Ora è passata. Non è più così. Adesso lei soffre, ma è solo una scusa. Perché deve sempre dire a se stessa: ho fame, sono qui solo perché ho fame. Io ho fame e questi mi danno da mangiare. Hai capito? Tu dici,
che odia. Ma non è te che odia lei. Odia se stessa. Vieni avanti! Più avanti! Su! Maria Vergine! Che ma... cosa? Le camicie nere. Sono quelle di ieri, tenente. Panayamu! Panayamu! Aline Cri! Tula! 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 Tutti. Tutti. Tutti assassinati. Ma come è successo? Chi è stato? E chi vuole che sia stato, signor Maggiore? I partigiani, si sono svegliati. Maledetti, maledetti, un'imboscata, a tradimento. Tutti. Dov'è tenente Meglio? Assassini. Attenti, ragazzi. Il caposquadra, tenente, eccolo qua. L'hanno ammazzato. Li hanno ammazzati tutti, tutti. Più di 30. Ho paura che non basteranno i teli. Attento. 30. 30 camicie nere. Tutti i ragazzi, i reclute, non hanno avuto neanche il tempo di difendersi. Pigliacchi, assassini! Il comando, che fa? Non si è mosso nessuno, dormono tutti! Dove sono? Stanno rastrellando la zona, signor Maggiore. Faranno rappresaglie in tutti i paesi vicini. Voglio andarci anch'io. Voglio esserci anch'io. Dove sono le squadre? Te l'ho detto, signor Maggiore, saranno qua intorno, su per i monti. Noi siamo del terzo Becchini e abbiamo solamente il compito di raccattare i morti. Vendicarli, bisogna vendicarli. Vai, forza! Dorme! Tu? Cosa diavolo hai? La malaria? Magari. Ho paura. Paura, sì, ho paura. Ma in dove si va? A cacciarsi in bocca a partigiani? Indietro bisognava tornare. Ma indietro, avanti, è la stessa cosa. Quelli ce li possiamo trovare dappertutto. Se hanno deciso di svegliarsi, si svegliano. E perché hanno deciso? Per le ragazze. Sono sicuro che sono state loro la scintilla. E piantala, sei un vigliacco, sei. Ah, non è vero, eh? Prima il soldato nel casino.
Poi nel paese a noi ci hanno sparato. E che significa questo? Un camion di morti con quella sopra. Dietro ci sarà dinamite! Ditelo al tenente, sor maggiore. Vogliamole qui, scarichiamole tutte quante e chi se ne frega? Accelera, non parlare, pensa a guidare! Avanti, accelera! Hai capito? Te l'ordino! Cosa ti ha preso, vigliacco? Se non rimetti subito in moto, ti ammazzo! Riparti subito! Ma che succede? Rifiuta di proseguire! Che succede, maggiore? Porco vigliacco! Rifiuto, sottotenente! Non ce la fa! Non ce la fa! Non vedo più la strada! Via la strada, la strada! Te la faccio vedere! Sì, maggiore, lasci perdere! Dietro tu, guido io! Ma non finisce qui, sai? Io ti mando la corte marziale! Vai tu, vai. Grazie. Ho visto? Quando la paura prende in quel modo non c'è niente da fare. Bisogna soltanto aspettare che passi. È una vergogna. Ma cosa fate? La seconda è qui. Ecco. Così. Ce la fa a camminare? Sì, sì. Mi aiuti allora. Le mie gambe! Tutte fuori! Presto! Presto! Allontanatevi! Ellen si è ferita, non può muoversi. Coraggio. Può scoppiare tutto da un momento all'altro. Andiamo, vieni. Le mie gambe! Non le muovo più! Il camion brucia! Dove sono i soldi? Dai, le mie gambe! Qualcuno mi aiuta! Aiutatemi! Non ce la fa! Vieni tu! Aiutami! Santo! Stai attenta, le gambe ferite! Piano, piano! Infiliamoci lì dentro! Mette! Mettiamola dai, più a riparo. E l'altro, Grigor. Mettete in terra le porte. Coraggio, aiutatemi. Piano, piano, attenti alla testa. Piano. Piano. Oi, fate piano.
Piano! Buono, non sono ancora morto, so che... Oh, stia, no! Non vedo niente. Non che la faccio più. Levati, faccio io. Nell'angolo. Mettiamolo giù. Piano. Fate piano. Coraggio. Sta calmo. Il camion sta ancora bruciando. Ehi, ma lo sapete? Che un fiammifero acceso di notte si vede a 5 chilometri di distanza? Ecco. Copriti bene. Va meglio. Sì. Elenita, Alice fa mas figli. Sì, mi sento morire. Proprio ora che avevamo tanto pane. Te la caverai. Oh, no. Avrei tanto piacere di mangiare un poco di carne. Occhi, Felis. Creas, Creas. Cerca di riposare. Mi dispiace. È inutile, guardi, signor tenente. Sarebbe un miracolo se passasse qualcosa. Dopo il tramonto, i nostri non viaggiano mai. Così fino a domani. Date retta a me. Bisogna trovare il modo di uscire da questa situazione prima che sia troppo tardi. E come? L'unica cosa è mandare avanti qualcuno a cercare aiuto. E chi? Io. Non mi spavento. In 3 o 4 ore di marcia posso riuscire a raggiungere un paese. Io conosco bene la carta del posto. E una bevè! Ma siete! È una spia. Bisogna fermarlo. Ma li va a informare quel figlio di cagna. Io ci gioco le balle che li va a informare. Basta, ho deciso. Io vado a cercare aiuti. E non c'è altra soluzione, tenente. Purtroppo ci sono i feriti, a meno che non vogliate abbandonarli. Con un po' di fortuna ce la faccio a tornare qui con i rinforzi prima dei ribelli. E se non ce la fa? Ma ce la faccio. Sento che ce la faccio. E tra poche ore io sono di nuovo qui con i nostri. Parola d'onore, ritornerò. E molto presto vi do la mia parola d'onore che tornerò. Ehi, tu, vuoi venire con me? Sì, andare via! Così, tenente, ve ne levo una dalle scatole. Ma presto, sbrigati!
Fermo, signore, lei non si muove. Sergente. Giù quel moschetto. Oh, un par di oglioni. Tenente. Se si muove la stento. Ci ha preso per bischeri. Ti può tornare? Non si porta via il guardaroba. Io me ne fotto dei rinforzi. È di molto meglio aspettare quando potremo muoverci da noi. E lei ci serve, perché la strada è lunga e io peso. Questa la pagherai. Magari. Se la mi manda a Gaeta vuol dire che si è salvato la buccia a tutte e due. Creperemo tutti, lo so. Senti, tenente, tutti vogliono che muoia. Ma cosa dici, Elena? Anche tu lo vuoi. Non dire stupidaggini, ti prego. È meglio. Ma no. Sì, è no. Meglio. Io vorrei tanto far presto, ma non ci riesco. Sta tranquilla. Non pensare a niente. Cerca di dormire adesso. Se qualcuno mi vuole aiutare. Così male. E casa altri. Così male. Io e Lenizia sempre insieme da bambina. Sempre, ogni giorno. La sera appena lasciata, lei subito mi telefona e parla, parla. Sempre a lei, ride sempre. Ora muore. Me dovevano colpire, io dovevo morire, non lei. Lei non voleva, io sì, no. Io non voglio vivere, non voglio no, vivere. No, non è vero, non è vero, non è così. Non voglio vivere, no. Finirà tutto un giorno o l'altro, anche se ora sembra impossibile. Nessuno ha il diritto di dire oggi voglio morire, perché questa non è vita, quello che siamo adesso non conta. Ce ne dimenticheremo, non ci sembrerà neanche vero, vedrai. Elenita,
Oddio, Dio, cosa l'ha fatto? Se l'ha sparato in testa. Come ha visto? Oddio mio. Il lurido vigliacco. Ti ammazza tutti, tutti. Come un fratello. Come un fratello. Mi assumo io la responsabilità. Le ho dato solo il colpo di grazia. L'aveva chiesto lei. E voi lo sapete bene. E così ho salvato voi altri. E ho salvato anche me. Andiamocene di qui. No! No! No, assassino! Non capite? Così non soffre più. L'ho fatto per lei. L'ho fatto per voi. Se restiamo ancora qui ci ammazzano tutti. Fermo, cosa fai? Fai? Che fai? Fermati, sei pazzo. No, non posso, lo devo ammazzare, lo devo ammazzare. Dai. Anche tu. Anche tu. Sei come lui. Peccione! Butta giù quella pistola! Butta giù quella pistola! Guarda! Guarda cosa hai fatto. Oh, povero demente. Ora possiamo andare. Possiamo andare via! Sì, sì, va bene. Ma ora si parte. Si parte. Prendete subito la vostra roba! Do io gli ordini! Avanti! Muovetevi presto! Anche voi, tenente. Muovetevi! 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 L'incidente, ma è morta dopo. È stata ammazzata. Ho finito io la ragazza con un colpo di pistola. L'ho fatto per salvare tutti gli altri. Era in agonia e non era possibile trasportarla. Chiunque avesse avuto la responsabilità del comando avrebbe trovato il coraggio per farlo. Ho capito, ma dovrò fare un rapporto particolareggiato per regolarità. Sicuro, certo. Tenente, voi siete d'accordo con la versione data dal maggiore? I fatti sono quelli. Ma d'ora in avanti preferirei che il signore proseguisse il viaggio per conto proprio. Il signore prosegue con i suoi camerati
e voi potete restare tranquillamente con le vostre troiette. Bene, mi scusi, ma ho da fare adesso. Ne riparleremo più tardi. Ma come, per due ribelli non bastavano le camicie nere? Anzi, per questo avanzavano. Noi siamo qui solamente per controllare che non avvengano eccessi inutili ai danni della popolazione civile. E questo è quello che tocca a chi nasconde dei traditori. Interprete, traduci. Ola taspitia zagau. Yei gatiki zadioktur. Avanti, eccoli! Avviso al sicuro che l'abbiamo presa. Erano qui. Muoviti, battiti. Al muro, bastardi! Corri, assassino, corri! Alzati su, caro! Disgraziato! Tirati su, caro! Spari alle spalle! Avviste me! Avviste me! Certo! Tutto pezzo di carbone! Divucate! Avvia! Divucate! Basta così! Allinearsi! Pronti! Su, indietro, su! Consente una morte nella fede di Cristo. Sì, ma un minuto. Oh, per Haristop, padre. Lo senti con gli assassini. Vedimo a Pivdini, sto zio di Skepsis. Sto un altro patroso. Che tu aiuti pneumatus. Che sì, Marco, o tenzelis na metagnosis, e ti amarti Gesù. Sto un altro patroso, che tu aiuti pneumatus. Marco, io visti. Fai presto, prete! Per i lavi, gli stindoxi. Gli esomeni, gli stindexianti. Sto onoma tu patros. Che tu iu. Che tu aiu pneumatos. Amin. Untate! Fuoco! Finiteli! Di qua. Vieni, vieni, poverina. Potete andare, grazie.
Il dottore vuol dare un'occhiata. Vediamo. Fa male? Niente. Una pallotta? Non so, non me ne sono accorto. Non grazie. Basta una medicazione. Vieni qua, infermiere. Signor tenente, c'è la verifica dei documenti. Addio. Si ricomincia la scelta. Signor tenente, se fa lo stesso, io preferirei fermarmi qua e non continuare. Signor tenente, quante ne lascia qui? Due, per gli ufficiali. L'altra sono io. Bene. Ti dà molta noia il gesso? La mia buccia? Certo, con un bel pigiamino di tela starei un po' meglio. Ma i poveri orazieri, allora, che dovrebbero dire? E poi Badaligua, 3 mesi o 4 servito come un re da queste monaine. Pezzi, mi lavano con un bricco come una aiola, tutto intero. Signor tenente, signor tenente! Signor tenente! E che tu fai in divisa da Marchette? Che... Ma tasiti! Signor tenente, lo ti chiedo, sei scappata. E adesso stanno battendo tutta la campagna, tutto il paese, come se fosse una delinquente, un assassino. Ma che cosa ha fatto? Oh, Dio. E un tenente colonnello l'aveva ciapata per menarla su in camera. E a metà della scala, e non so perché, la ghega sputa in faccia e via. Quello si è messo l'arco come un matto e ha scatenato di trio tutto il reggimento. Adesso io non so cosa può succedere, ma di notte con quell'energumeno. Forse lei può fare qualcosa. Oh, Ebbe. Ma si può sapere perché sei rimasta qui, invece di andartene a Ohrida? Ti mica mi sono pulce nell'orecchio. Semmai finché sono qua ci si può vedere qualche volta. Può essere che ti mi convinca su quei tessuti fatti da strass, eh? Va bene, ciao. Ma lasciami. Vai, vai, vai. E chi ti trattiene? Vai a lavorare, vai all'ufficio. Però prima aggiustami il guanciale. Dai. Piano. Bestia. Su, via, sta buona. Che se poi a Prato gli affari mi vanno bene, ti fa smettere. Parola. Mi dispiace, ma non riesco. Senti, volevo pagare il mio debito, ma ho sputato e sono scappata. Ma stai bene? Finalmente sì. E in queste 4 ore, sapendo di lì, sono impazzito. La mia gente non va trattata come un popolo di bestie. Non è a me che devi dirlo. Sì, lo so. Per questo sono qui. Su. Vieni. Asciugati.
Sei contento di quello che ho fatto? Sì, ma io dovevo deciderlo per te. Non potevi. Ti sono stata riconoscente per non avermi detto nulla. Su, asciugati meglio. Perché sei venuta qui? Ho 24 anni. Voglio ricordarmene ancora una volta, almeno. Si sentono solo le campane. In tutti i paesi che ho attraversato, negli ultimi due anni c'era sempre una tromba sopra le campane. Io non perdono a chi ci ha fatto tanto male. Tu devi ricordarlo. Te lo chiedo anche se così il mio diventerà un ricordo sgradevole. Io non perdono. E neanche tu devi perdonare. Il peggio non è stato ammazzare o distruggere. Perché gli uomini muoiono. Ma nascono anche. Le città si ricostruiscono. E la vita non finisce per la violenza. Ma noi due siamo qui. Abbiamo la stessa età. Ma non il coraggio di guardarci negli occhi. Ci hanno umiliato. Parliamo come due persone già vecchie. E fra poche ore dovremo dirci addio. Quando tutto sarà finito, chi ci renderà questi anni? E finirà tutto questo? Si potrà dimenticare. E tutte quelle cose che ci hanno insegnato a credere fin da piccoli. La gentilezza, la dignità, il rispetto verso quelli che sono più deboli. La bontà dei nostri simili. No, io non accetterò mai. E tu hai già capito in che modo. Ma dirtelo oggi, in queste condizioni, mi sembra di recitare una preghiera per un bambino che ci è morto. Eccola. Tieni. Addio.
non ti ho più rivista. E dopo la fine della guerra non sono tornato in Grecia per un oscuro presentimento. Non ti avrei ritrovata. Te ne eri andata senza voltarti, eppure mi parve di rivedere il tuo viso anni dopo, negli ultimi versi di una poesia. Come quando ti rivolgesti e con la mano sgombra la fronte dalla nube dei capelli, mi salutasti per entrare nel buio.